un caldo che si bolle, scarpa non adatta ovviamente alla corsa, calzini ignoranti da rappa, pantaloncino recuperato in una vacanza in Grecia, non lo so, però arrogantissimo, maglietta H&M mezza rotta, mezza rovinata proprio per andare a correre, e GoPro in testa, ragazzi, guardava che figura che sono. Cioè, anche per chi mi vede correre, madonna. Ma adesso cosa andiamo a fare oggi, ragazzi? Cosa andiamo a fare? Siamo a correre con le Gucci. Se tra l'altro vi dirò la verità, sono anche comode. Cioè, ci si corre proprio bene. Non sono con le scarpe che già è difficile camminarci nella vita quotidiana, nella vita di tutti i giorni. E per ora sto camminando, quindi io direi di intanto accendere la GoPro in qualche modo. Fammi vedere. Guarda qua, avete doppia angolazione. Mamma mia, guarda qua, non sbaglia neanche traiettoria da quanto vanno veloci. È incredibile. Telecamera e cazzo ne so il telefono, ok? Cioè, ditemi voi se non sono professionista, cioè ditemelo voi, non lo so io. È un cazzo di spettacolo, è un cazzo di spettacolo. E nulla, ragazzi, cosa vi devo dire? Che ci si corre davvero bene, ma non pensavo, pensavo di sfasciarmi tutti i piedi. E invece è uno spettacolo. Cioè, io trovamelo un altro paio di scarpe del genere. Vi invito a testarle a correre. Sono un cazzo di spettacolo, vanno da sé, ve l'ho già detto. Guarda qua, c'è uno spirito, una potenza di fuoco nelle gambe. Guarda qua, c'è la sola. Come cazzo fa? Guarda qua, guarda qua! Drago, fermo! Cioè, spettacolo! Gucci, sì, te la senti? Dammi un altro paio di scarpe, te le testo. Per andare a correre, ovviamente. Incredibile. Poi c'ho questa videocamera, ragazzi, è tosta da portare. È tosta. Ti fa tipo stanza dello spirito e del tempo di Goku. Cioè, ti alleni per due. È più pesa di non so cosa, ve lo giuro. Mamma mia, sussurro. Già il fiatone. 57 gradi a fare video. Vedi, ora sto andando in una direzione, no? Per esempio. Ma quando il drago delle Gucci si decide, fai il cambio passo così e vai, parti. Guarda qua, guarda qua. È un cazzo di spettacolo questo drago. Guarda qua. Che spettacolo. Che cazzo di spettacolo. È incredibile. Però tutto per YouTube. Tutto YouTube. Tutto per te. Si stacca la GoPro. Guarda qua. È un patema d'animo. Non è indifferente. Ma dove cazzo l'ho trovato uno YouTuber che va a correre con le Gucci Ace? Grazie ai video 500 likes vado a correre con un altro paio di scarpe costose. Non me ne frega un cazzo. Si fa un test, un test. Ma poi vuoi mettere andare a correre? E allora ci si mette anche sto cazzo di filtro polare. Adesso è bellissimo estivo. La nuova tendenza primavera estate. Passa la gente e mi guarda. Inizia vena certa. Guarda va, guarda bella sta nuvola. Ma queste sono più belle, sono più belle le mie. Guarda qua, come vanno? Ronaldo, spostati! E riparte il video e si riparte a correre. Allora, e allora che cazzo ne so? Si molla un corpo, ragazzi. Lo dico io. Doveva andare così. Piena estate. Doveva andare così. Ed è più sensate mi vengono sempre col caldo, perché sono meteoropatico. Andava, passa anche in mezzo alla giungla. Non ci ferma nessuno con le Gucci. Non ci ferma un cazzo di nessuno. Ecco, ora mi devo fermare. E allora si ritorna. È tutta una corsa, è un continuo correre. È strabiliante. Fatemi sapere se anche voi l'avete già testate le Gucci Ace per correre, magari scappare da una rissa, scappare da qualcuno che vi provava a rapinare. Fatemi sapere comunque se avete già corso con queste scarpe in qualsiasi situazione, se no, se siete anche voi già andati a correre, così come sto facendo io con le Gucci Ace. Mi sta partendo la GoPro, eccoci. Ma è partito. Sono fermato perché non ce l'avevo più. Comunque, calzino da K, sempre lui. Gucci Ace, un dragone che prima mi ha fatto scattare come un forsennato. Sei fortissimo. Cosa vi volevo dire? Devo dare una prestazione alle scarpe, perché se usciranno altri video con altri modelli per testarle, bisogna dare dei voti. Bisogna dare dei voti. Questa prestazione 9 su 10. Veramente ci si corre benissimo con le Gucci Ace. Non sto scherzando. Vi faccio l'altro. Allora, se il video ti è piaciuto, ti invito a lasciare un bel like. Ai 500 likes si fa un nuovo video con un'altra scarpa. Si testa un'altra scarpa, sempre expensive. Ah, se non ti iscrivi al canale, non mi segui su Instagram, ma sei sempre il solito pezzente di prima.